Buon pomeriggio a tutti. Siamo lieti di avere qui oggi con noi il professor Marco Andreatta, che è un socio della nostra accademia ed è professore di geometria nell'Università di Trento, uno specialista di geometria complessa e studioso di varietà di dimensione superiore, diciamo da 3 in poi, che è un tema che è certamente consono a questa sala, perché in questa sala sono stati presentati i lavori più importanti dei grandi geometri classici torinesi, da Segre a Fano a Terracini, molti dei quali avevano come oggetto proprio queste varietà. Il professor Andreatta però non è soltanto un illustre studioso di geometria, un illustre geometra, come usiamo dire noi, ma è stato anche preside della Facoltà di Scienze nella sua università, è attualmente direttore del CIRM, che è il Centro di Ricerca Matematica Benemerito, che da anni organizza cicli di conferenze, scuole estive, periodi di studio intensivi a Trento, e è anche il presidente del MUSE, il nuovissimo Museo di Scienze Naturali, che è stato inaugurato 2 anni fa, 3 anni fa, magnifico edificio progettato da Renzo Piano, con un allestimento innovativo di grandissimo interesse, che in pochissimo tempo è diventato un luogo che non si può mancare di visitare per chiunque sia interessato alla scienza, ma anche all'architettura, insomma, all'innovazione moderna. E oggi il professor Andreatta ci parla di un futuro a n dimensioni, quale geometria ci conviene. Tutti noi siamo abituati a pensare lo spazio come lo spazio fisico che ci circonda, insomma, ma in realtà ci sono tanti tipi di spazi, ci possono essere anche spazi a moltissimi, e spesso conviene considerare degli insiemi di dati uno spazio per poter applicare le tecniche geometriche e spesso trovare dei risultati molto più semplici e spesso inaspettati. So chi di voi segue la teoria dei cosiddetti big data, no? Ecco, big data, cioè, che vuol dire tanti dati, e vabbè, hanno cominciato a studiare con le tecniche standard, classiche della statistica, matematica, magari cercando di affinarle, eccetera, ma in maniera del tutto inaspettata, poco tempo fa, si è capito che il modo migliore per studiarli è di considerarli appunto come uno spazio, un insieme di dati come uno spazio, e applicare le tecniche della topologia algebrica, cosa che almeno a me non sarebbe mai venuto, non mi sarei mai immaginato che si potesse fare una cosa del genere, invece pare che oggi con queste tecniche si ottengano risultati molto importanti. Ma non voglio rubarvi il piacere della scoperta e quindi lascio senz'altro la parola al professor Andreatta.